L'Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di liberalizzare il commercio della pillola dei 5 giorni dopo, senza prescrizione medica per le minorenni, finora obbligatoria. Il via libera, secondo l'AIFA, rappresenta una svolta per la tutela fisica e psicologica delle giovanissime. Il direttore generale dell'Agenzia del Farmaco, Nicola Magrini, sottolinea che si tratta di uno strumento altamente efficace per la contraccezione d'emergenza, per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto entro i 5 giorni dal rapporto stesso. Magrini evidenzia che si tratta anche di uno strumento etico che evita momenti critici, generalmente a carico solo delle ragazze. Al momento dell'acquisto in farmacia, aggiunge il direttore generale, il farmaco sarà accompagnato da un foglio informativo per evitare un uso inappropriato della contraccezione di emergenza. Una decisione destinata a suscitare polemica che divide e fa discutere. La Regione Piemonte, con l'assessore agli affari legali, sta verificando eventuali profili di illegittimità del provvedimento. La vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Emma Ciccarelli, parla di una scelta superficiale e irresponsabile. Questa autorizzazione, secondo Ciccarelli, è un'umiliazione per le donne.